Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog di New Star News. Siamo finalmente tornati qui nella redazione perché la scorsa settimana eravamo un po' in giro. Dove eravamo? Eravamo in missione, il tempo era tremendo, c'era la pioggia, i fulmini, però siamo sopravvissuti e abbiamo portato a termine il nostro obiettivo. Siamo andati alla super anteprima di Si muore tutti i democristiani, che è il primo film sul grande schermo del terzo segreto di Satira. Assolutamente, abbiamo visto il film in anteprima, abbiamo fatto le interviste esclusive sia al cast che ai registi, quindi proprio al terzo segreto di Satira. E vi lasciamo qui sopra, se non sbaglio, se non è lì, perché non lo so, tutte la playlist con tutti i video che abbiamo girato. Inoltre, il 10 maggio è uscito in tutti i cinema italiani e abbiamo scritto per voi 5 motivi per correre al cinema a vedere questo film. Poi questa settimana ci siamo occupati di Liberato, come non parlarne, è scoppiato un caso sul web, proprio l'altro giorno c'è stato anche il concerto a Napoli e i The Jagal potrebbero aver svelato l'identità di Liberato, quindi dovete andare a vedere l'articolo per scoprire veramente chi è Liberato. E un'altra coppia particolarmente famosa fra show business e musica è quella di Chiara Ferragni e Fedez, che sono finalmente tornati in Italia dopo non so quanti mesi a Los Angeles, la beh, di loro. Comunque sono tornati con il piccolo leone. Ci sono alcuni motivi di questo comeback, un po' il lavoro di Chiara, un po' il concerto con J-Ax a San Siro, ma anche altre piccole cose che vi invitiamo a scoprire nel nostro articolo. E mi raccomando, questo weekend, precisamente domenica 13 maggio, è la festa della mamma, quindi non vi scordate di farle gli auguri, di fare gli auguri a tutte le mamme. E noi abbiamo scritto in proposito un articolo sulle 5 frasi a collo della mamma, perché Camilocca ha fatto una nuova classifica umile e queste frasi sono sicura che ci ritroverete e che le avrete sentite dire almeno una volta alla vostra mamma. Eh sì, anche perché sono un grandissimo accollo, però sono anche, insomma, uniche nel loro genere. Assolutamente. E un altro grandissimo traguardo di questo mese, di questa settimana, di quest'ultimo periodo, sono i 5.000 fan su Facebook. Quindi una frase scontatissima per ringraziarvi, 5.000 volte Grazie. E noi vi salutiamo, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo vlog di New Star News, ma mi raccomando, continuate a seguirci su tutti i social, trovate i link giù nell'info box. Ciao! ciao!